Il sogno playoff del Francavilla svanisce al Valle Anzuca per mano della Savignanese, che strappa un pari contro l'11 di Rachini e, seppur salva, non concede niente alla truppa di Candeloro, onorando il campionato fino alla fine. Rachini deve rinunciare a Boloca nei minuti prima della partita, oltre che ai lungo degenti Bellanca, Spataro e Cafiero, affidandosi al solito 4-2-3-1 con la riconferma per Mbup a destra come terzino e a Montagnoli sempre sull'auto destra a formare la linea dei trequartisti a ridosso dell'unica punta Dos Santos. La Savignanese affronta la gara con il modulo speculare giallorossi di casa, ormai sicura della salvezza, e arriva al Valle Anzuca imbottita di giovani pronti a far bella figura, arbitra Valentina Finzi di Foligno. Prima della gara premiati due tesserati del Francavilla: Danny Nazzari ha ricevuto dalla tifoseria il premio come miglior rendimento della stagione e Valerio Spacca, che raggiunge le 150 presenze con la casacca adriatica. Subito emozioni al Valle Anzuca, nemmeno un giro di lancette e la squadra di casa in vantaggio. Palumbo raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e a tu per tu è glaciale e porta i suoi in vantaggio. Ma la gioia del gol dura solo due minuti, perché alla prima sortita offensiva dei romagnoli arriva il pareggio con Brigliadori, che spinge in porta un pallone di Peluso, non esente da colpe la retroguardia giallorossa. Subito per il Villa l'occasione al sesto per riportarsi in vantaggio, ma dal corner Dos Santos si fa ipnotizzare dal portiere ospite. Al 19° si fa rivedere il Villa con l'ispirato Palumbo, che riceve da Bedin, ma il suo tiro al volo non è preciso per impensierire Moscatelli. Un minuto più tardi la palla del nuovo vantaggio è sui piedi di Banegas, che non riesce a incrociare il tiro e la sfera finisce sulle mani del numero 1 ospite. Al 35° mister Farneti deve ricorrere al primo cambio, richiamando in banchina l'attaccante Turci al posto di Gregorio. Il Francavilla crea tanto ma non riesce a finalizzare, al contrario i romagnoli, che si riaffacciano in avanti al 44°, lo fanno in maniera letale. Punizione pennellata di Ballardini, che pesca la testa di Guidi, che piazza alle spalle di Spacca. Ripresa con gli stessi 22 in campo e con il Francavilla che, come nel primo tempo, dopo 50 secondi sempre con Palumbo, l'occasione di pareggiare, ma la sua volée è alta sulla traversa. Doppio cambio per Rachini al 5° minuto, che inserisce Mancini e Milizia per Montagnoli e Bedin, così come al 16°, quando per la regola degli under va fuori Spacca per Natale, così da poter inserire la punta Fabrizi per Di Renzo. Il Francavilla butta il cuore oltre l'ostacolo e al 19° ci vuole tutta la bravura del portiere ospite a negare la gioia del gol a due passi al tapin di Fabrizi. Al 21° è ancora Palumbo a sfiorare il gol, ma al suo tiro risulta debole per dare la gioia del gol ai tifosi di casa. Al 38° però c'è l'occasione per arrivare al pareggio. Bosco entra in area di rigore e viene atterrato da Guidi, e per Finzi di Foligno calcio di rigore. Dal dischetto va Banegas, che si fa ipnotizzare con un colpo di reni strepitoso da Moscatelli a sancire la giornata 9 della truppa del presidente Candeloro. Ma al 44° l'ultima speranza per il Villa, quanto Dos Santos, smarcato bene da Palumbo, salta Moscatelli e deposita in rete il gol del pareggio. A questo punto un solo gol separa il Villa dai playoff, ma nei 4 minuti di recupero nessuna occasione per il giallorossi, che così, dopo la grande rimonta delle ultime giornate, vede svanire il sogno playoff per un solo punto. Mister Rachini, un playoff perso sul più bello, una partita dove non avete fatto il Francavilla, possiamo dire così, forse il dover vincere pesato tanto sulla vostra squadra oggi? Ma sì, a livello mentale, sai, stai pensando a che cosa fanno le altre, quando io comunque la squadra ho detto di pensare a noi stessi e di fare la nostra prestazione. Però penso che sia una cosa normale che i ragazzi pensavano anche ai risultati degli altri campi. Alla fine noi non dobbiamo prendere il secondo gol, perché poi anche solo 1-1 il gol lo puoi fare in qualsiasi momento. L'avevamo anche ripresa, poi niente, purtroppo poi c'è stato l'episodio del rigore sbagliato, mancavano ancora 10 minuti più recupero, quindi c'era ancora tanto. Peccato. Non incolpevolizziamo nessuno, ma il rigore sbagliato quanto pesa poi anche sul morale dei tuoi ragazzi e anche di tutta la società? Questi fanno parte degli episodi del calcio, purtroppo, quando gli episodi ti vengono così contro e le partite non le vinci. Era una situazione in cui potevamo rimetterla sul risultato di parità a 15 minuti alla fine, però ripeto, il Poggio ha sempre fatto gol sul rigore, ha fatto un cambiamento straordinario, quindi non mi sento assolutamente di colpevolizzare nessuno. È stato un anno intenso, mi sono trovato molto bene qui a Francavilla. Secondo me alla fine meritavamo di andare dentro e non è successo, però ripeto, analizziamo l'annata con la società, che secondo me è stata un'annata importante, che però secondo me ci voleva la ciliegina sulla torta, che devono essere i playoff. Non fa male, fa malissimo. Niente, il calcio è così, il calcio ti dà e ti toglie, in questo caso ha tolto. Abbiamo fatto
con tante difficoltà siamo arrivati a giocarcela, era tutto in mano nostra, non ce l'abbiamo fatta, quindi onore agli avversari che faranno i playoff. Si andrà avanti con Rachini? Beh, questo dipenderà dal presidente, se fosse per me riconfermerei tutti, rifarei le stesse scelte sperando di avere un po' più fortuna.